שלום עליכם, קריסים הבריי, אוג'י מיץ השם, צמצכת אלובים, דף עין זין. אור ניציימו דל המשנה אין דף עין וו עמוד בית. כל תשבי שתי חצרות, גבוה עשרה ורוחב ארבע, מערבים שם ומערבים אחד. ומור דיביזוריות רדוי קורטילי. כי אל תה צד מינימה דידי שטווחים, אלא לוספסורי די קוואטרו טווחים, קוואטרו פלמי. E permesso di fare ogni cortile può fare in eru tra di loro, cioè ogni separatamente, ma non i due cortili assieme, poiché sono due cortili separati che hanno questo muro divisorio, perciò non possono fare eru tra di loro. Ayu berosho perot, se viene della frutta sul muro, elolin mikan vochlin, velolin mikan vochlin. Ognuno può salire sul muro e mangiare di questa frutta che sta sul muro, ubivarci noi ridono e matano, però a condizione che mettano giù la frutta nel loro cortile. In frazza Kotel, se il muro fu creato un varco nel muro, se questo varco aveva una larghezza fino a 10 amot, 10 braccia, Mervin Schneim, Vimrazo Mervin Achad, che possono fare sia e ogni cortile per sé e sia i due cortili assieme. Finisce un chepeta, poiché questo varco è considerato come un'apertura. Yutamikan, però se è più di 10 amot, allora Marvin Echad e Marvin Schneim possono solo fare un eruv per tutti assieme, ma non ogni cortile separatamente, poiché è considerato come un grande cortile e non come due cortili. Kegmara, Embo Arba, mai, se il muro ha uno spessore di minore di 4 palmi, qual è la legge? Amarav, avvistar sho, cioè di bo, e perciò lui asis bo a filo melonima. Adesso voglio leggervi un istante ciò che dice Rashi. Dice Rashi, chi va dello hashiv le miave resciuta, batti il gabetta vaio. Siccome non è considerato un dominio separato, e perciò non è considerato rispetto a entrambi i cortili, non è considerato che perciò non ha nessuna importanza, rilevanza. Urishut shtei hachatzerot sholtot bo vosrin ze al ze. E i due cortili hanno un dominio su questo, la superficie di questo muro, va filo rosho assoluto al tel, che è vietato portare sulla superficie di questo muro a filo melonima anche qualcosa, perciò non si può neanche spostare nulla. Rabbi Yochanan amar elo ma'alin mikan ve'ochlin velo ma'alin mikan ve'ochlin, che entrambi possono mettere il cibo sul muro e mangiarlo lì, cioè ogni cortile separatamente, poiché è considerato makom ptur, e makom ptur non c'è un problema. Tna mi ha spiegato la nostra Mishnah, che è un muro tra i due cortili, e lo olin mikan v'ochlin, ve lo olin mikan v'ochlin, che entrambi possono salire sul muro e mangiare lì. E perciò deduce la Gemara, olin in, ma alin lo. Loro possono, cioè se il cibo era già sul muro, loro possono salire e mangiarlo, però non possono portare il cibo sul muro. Allora vediamo che ciò non combacia con ciò che disse Rabbi Yochanan, che il quale disse Elu Malin, che possono persino portarlo su, sul muro, e non solo mangiarlo sul posto. Ahikabar, questa è l'intenzione della Mishnah. Yeshbo arba al arba olin in Malin lo, che se ha il muro ha uno spessore di 4 tfachim, ma anche una larghezza minima di 4 tfachim, allora è permesso salirci sopra, però non è permesso portarci, mettere cosa sopra il muro. Però embo arba all'arba malin nami, e allora è permesso mettere, cioè se non ha 4x4 palmi, allora è permesso mettere anche la frutta o le altre cose sul muro, come dice Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan è costante nella sua tesi, poiché
quando Lavdimi venne da Eretz Israel in Babilonia, Amar disse in nome di Rabbi Yochanan, Makom, un posto che ha un'altezza di minima di 3 tefachim, che è distinguibile tra altri posti, Shen bo arba al arba, che non ha misura, una superficie minima di 4x4 palmi, e sta per strada, che mutare bnei reshut rabim li bnei reshut yachid di katef alav ubulvash lo yachlifu, che sia coloro che camminano le strade, sia coloro che camminano in reshut yachid, una proprietà privata, che possono appoggiare un carico che stanno portando sulle spalle, che lo possono mettere giù su questo posto che è Mokom Ptur, per arrangiare, diciamo, il carico sulle spalle, però a condizione che non scambino con altre persone, cioè possono usare il proprio carico che sta portato tutto il tempo, ma non un carico di qualcun altro. Ossia, qualcuno che mise un oggetto su Mekom Ptur, che lui si trova in Reshut HaYechid, che non lo dia a qualcuno che sta camminando in Reshut HaRabim, e viceversa. E anche se lo mise intanto su Mekom Ptur, e poiché Minatora non c'è nessun divieto di mettere su Mekom Ptur, poiché Minatora è solo un divieto di trasferire da Reshut HaRabim in Reshut HaYechid, viceversa, e di portare Dalet Amot ben Reshut HaRabim, ma non Mekom Ptur, che non c'è problema. Comunque i saggi decretarono che non si possa trasferire da una persona all'altra affinché la gente non passi, che non porti da Reshut HaYechid a Reshut HaRabim, e la gente pensi che se lui fa così che è permesso. E Rabbi Yochanan è costante nella sua tesi, che permise di usare questo muro, la parte superiore della superficie superiore del muro, che è considerato come contorno. Chi è Gmarà? Rav, letle dravdimi, ma Rav non la pensa ugualmente come Rav Dimi, che è un posto che non ha 4x4 tefachim, che è permesso portare da un altro Reshut, dal Reshut HaYechid, mettere su un Mekom Ptur e dal Reshut HaRabim anche, e poiché questa è una cosa accettata, è una legge accettata. E seconda Gemara, i birshuyot d'oraita, se stessimo considerando i domini Minatora, conosciuto anche di Sotrabim, che è vietato Minatora, Achirame, sì, hai ragione, però qui, Acha Maraschina, qui si tratta che birshuyot d'rabbanan, qui si tratta di domini riguardo nei quali vigono leggi rabbiniche, e stiamo parlando di cortili qui. I saggi decretarono per creare una barriera, rinforzarono, Chizuk vuol dire rinforzarono le proprie leggi più di quello che vieta la Torah. E perciò Rav fu, in questo caso, fu più rigoroso, poiché se avessimo permesso di portare da un cortile all'altro, cioè avessimo permesso di usare la parte superiore del muro, potremmo portare da un cortile all'altro. E perciò i saggi vietarono di usare questa superficie superiore del muro. Amar Rava Baruna, Amar Nachman, Kodesh HaMeshe Chatzirot, se vi sono due cortili e vi è un muro tra essi,
Adesso un cortile è più basso dell'altro, perciò il cortile dove è più basso il muro è all'altezza di 10 tefachim, mentre il muro dove il cortile che è più alto, il muro ha un'altezza inferiore a 10 tefachim. Perciò Tzidoya Chad Gavua Sal Tefachim, da un lato il muro a 10 tefachim, Tzidoya Chad Shaveh L'Aretz, e l'altro lato è 15 pari con la terra, ma non intende, intende meno di 10 tefachim. Notnimoto, Ze la Ze Shaveh L'Aretz, cioè il muro che è più basso, cioè che è il cortile più alto, perciò, che Mishum de Hava la Ze Tashmish Benachat, Urze Tashmisho, Bikashe. Siccome il cortile che ha il muro più basso è più facile, più comodo di usare la parte superiore del muro, perciò con l'ezè benachat, l'ezè kashe, notnimo to l'ezè tashmisho benachat. Solo il cortile che è più alto, perciò il muro è più basso, che può usare questo muro. E qui si tratta di un muro avente una larghezza di 4 tefachim. E mentre però se ha larghezza, lo spessore minore di 4 palmi, allora torniamo a ciò che disse Rabbi Yochanan, che permesso ad entrambi di usare questo muro. Amar Shizi Amar Nachman, Chalitza ben shtei chatzerot, tzido echad amok asara vetzido echad shaveh la'aretz. Se vi è una fossetta, una fossa, che ha le stesse misure come il muro, che è un cortile più alto dell'altro, che un cortile, perciò se il cortile è più alto, la fossa è più profonda, perciò lì la fossa ha una profondità di 10 tefachim, mentre il cortile che è più basso ha una profondità minore di 10 tefachim. In questo caso, Notnimoto la ze shaveh l'aretz, mishum dava lei la ze tashmisho benachat, la ze tashmisho benachat, eccetera. Come abbiamo visto nel caso precedente, è uguale che diamo la preferenza a quello che ha il cortile che è più basso, perciò la fossa è meno profonda, e perciò più comoda di usare questa fossa, e che solo lui può portare e mettere cose, può portare dal cortile e mettere in questa fossa. Utsriche, per quella ragione Nachman insegnò entrambi i casi, avremmo potuto dedurre un caso all'altro, e ciò spiega Diashminan Kotel, se avesse insegnato solo il caso del muro Mishum de Bigvoha Mishtamshe Ince, poiché una cosa che è più alta la gente usa di più. Avalcharit beunka lo mishtamshin. Normalmente la gente non usa mettere, non hanno l'abitudine di mettere cose in una fossa. Perciò Emma lo avrebbe potuto pensare che la legge è diversa. Yashminan Harit, se avessimo usato solo il caso della fossetta, mishum dello beita tashmishta, poiché uno preferisce mettere in una fossetta ci mettere le cose poiché ha timore che se stanno sul muro le cose possono cadere, diciamo, possono guastarsi o rompersi, eccetera. Mentre invece se le mette in una fossa non possono cadere da lì, perciò non c'è questo rischio. E perciò avrei potuto pensare che Emmalò, e perciò avrei potuto pensare che non è un uso comodo, perciò Zricha è necessario insegnarci in questo caso anche per insegnare questa legge. Abbiamo detto che uno che ha la fossa meno profonda dal suo lato, che lui ha il vantaggio che può usare la fossa mentre l'altro non può usarla. E vale matto, adesso se un muro aveva l'altezza di 10 tefachim, da entrambi i lati, e adesso vuole diminuire l'altezza mettendoci qualcosa lì che causa che l'altezza diminuisce. Io mi aiuto 4 tefachim
Arba, intendi Tochim. Se ci metti qualcosa che ha quattro Tfachim nella lunghezza, parallela alla lunghezza del muro, mutare Shamesh con la quota e il culo, è permesso usare tutto il muro. Bimla, altrimenti, Shamesh e la Kenegdamiut, altrimenti può usare solo la parte del muro dove c'è questa cosa che causa che l'altezza del muro sia minore di 10 tfachim. Perciò diciamo questa cosa ha 4 tfachim di lunghezza, allora può usare solo 4 tfachim, o se sono 5 può usare solo 5, eccetera. Chiamala Manafshah, ma come, in qualsiasi maniera, come dici, c'è una difficoltà, perché Ihane miuta, se aiuta il fatto che ha messo qualcosa che diminuisce dall'altezza di 10 tfachim, che mise questa cosa che ha una lunghezza di 4 tfachim, beh, quelle cose le stiamo, perché non dici che lo potrebbe usare tutto il muro, tutta la lunghezza, e Iloani, e se non aiuta a filo che nega miut namilo, allora non dovrebbe aiutare neanche dove c'è questa cosa che diminuisce l'altezza del muro. A Maravena qui si tratta di Gonshe Akar Julia Mirosho. Si tratta, infatti, Psyo Lagmara accetta quello che la Gmara chiede, questa domanda, e dice che si tratta che incavò del muro una parte del muro, che, perciò che diminuisce l'altezza di 10 tfachim, e questa è la lunghezza di almeno 4 tfachim. Adesso questa parte ha meno muro, che come se tolse una parte del muro, la parte superiore, e perciò questa parte è come Makom Ptur, e perciò permette di usare tutto il muro. Da quella parte, cioè da parte di quel cortile, ma non l'altra parte. Che si tratta che lui tolse dalla propria parte del muro, cioè la metà dello spessore del muro. Amra Bechiel, Kafa Sefel Memaet, si è preso una bacinella e la capovolse, e adesso uno può, diciamo, questa bacinella è grande, cioè 4 tfachim, uno ci può stare sopra, e allora diminuisce l'altezza del muro. Allora Memaet, con ciò diminuisce l'altezza del muro, e perciò permesso di usare tutto il muro. Chiamerà la mai, per quale ragione dici che in questo caso è che è così? Poiché il problema è che, siccome uno potrebbe prendere questa bacinella durante lo Shabbat e portarla via, allora cambierebbe la legge del muro. Perciò è davar anitalmi Shabbatu, poiché è un oggetto che può essere portato via di Shabbat, e poiché per questa base, per essere valida, deve rimanere lì durante tutto Shabbat. Allora, se il padrone cambia idea e decide di prendere questa bacinella, allora questa bacinella sarebbe invalida, e non diremmo che diminuisce l'altezza del muro. Poiché vedeva la metà di Shabbat, non è che se è qualcosa che uno può portare via di Shabbat, non diminuisce l'altezza del muro. Si tratta di Chavrevara. Disse che lo collegò alla terra, diciamo, ci versò della terra tutto attorno, e perciò sostiene questa bacinella e non si muove dal posto. Chiamò la vecchia Brebara Maiave, ma cosa aiuta ciò, anche se lo mise da terra? Poiché abbiamo studiato che pagà un fico che è immaturo, Shitmina Beteve, che lo mise nella paglia, affinché diventi, aspetta adesso che diventi maturo. E adesso paglia è mukzeh, si tratta di paglia che uno usa per, diciamo, per mettere nei mattoni, come usavano in Egitto, gli ebrei in Egitto. Vecharara shetminav gechalim, oppure una focaccia che mise i braci ardenti, adesso i braci si spensero, però i braci sono mukzeh, così come la paglia che è mukzeh. E la legge è che imegula mikzata di Shabbat, che se il fico
è parzialmente scoperto, e anche la focaccia, allora è permesso di prendere Shabbat, e anche se sposta un po' la paglia o le braci spente attorno alla focaccia, non c'è problema. E che si può fare di Shabbat. Allora vediamo che ugualmente qui in questo caso noi abbiamo dalla risposta che abbiamo detto quando disse che ci mise la terra attorno alla bacinella, avrò pensato che la ragione è poiché la terra è Mokse, perciò lui non potrebbe togliere la bacina perché allora sposterebbe la terra che è Mokse. Ma vediamo in questo caso che non è Mokse, anche se è Mokse si può spostare. E perciò la Gemara accetta questa protesta e dice a maschina qui si tratta di Itle Ognaim che c'ha un bordo, che questa bacinella ha un bordo e quando lui mette la terra entra nel bordo e allora alza veramente parecchia terra, non è come lì nel caso che toglie il fico che sposta un pochino la paglia o che e toglie la focaccia, sposta un po' i carboni spenti, che qui veramente sposta parecchia terra. Chiamala vechi itle ognaim maiave, ma cosa aiuta se c'è questa bacina c'è un bordo? Vatna natomed lefet utsnon tachat hagefen. Uno che nascose una rapa, un ravanello sotto una vite, e bisman shemikzat alin migulin, se una parte delle foglie sono rivelate, non sono nascoste. E no koshesh, lomi shun kilaim, non c'è problema di kilaim, di ibridi, poiché kilakerem, benché lo mise sotto una vite, e non c'è problema mishum maser, che anche se incrementò ciò che crebbe da questo fatto, non c'è problema perché era già Meusar, già aveva separato le Maaser, però non deve separare nuovamente Maaser per ciò che si aggiunge di quel poco che crebbe dopo di ciò. Velomi Shum Shvitzia, non c'è problema di Shmita, e anche se durante l'anno di Shmita. Venite lì in Shabbat, è permesso anche togliere di Shabbat. E perciò vediamo che non c'è problema che non diciamo che c'è problema come se si è creata una fossa, diciamo, dove ci mise queste verdure nella terra. Perciò c'è un problema, perciò che disse Rabbi Chiel, che c'è un problema di spostare la terra, qui vediamo che non c'è problema di spostare la terra. Lo, si tratta che debai mara vechazina, si tratta che solo se lo mise, in questi casi che mise queste verdure nella terra, è una quantità minore di terra, non c'è problema, che appena toglie un ravanello la terra si sposta pochissima terra. Però qui si tratta che debai mara vechazina, che ha bisogno di utensili come una vanga, un'ascia, per spostare la terra, che questo è vietato perché questo veramente è considerato scavare di Shabbat, che è naturalmente un divieto, altrimenti secondo me non è un problema di togliere ravanelli cos'era l'altra verdura, era una rapa, togliere rapa o rape che sposta pochissima terra. Abbiamo studiato, ci sono altri casi, questa Gemara porta anche questi casi che uno mette un ravanello a terra, però lì Gemara rispose diversamente, rispose che mise il ravanello, cioè se lo mise con la parte più inclinata, allora quando lo toglie la fossetta si crea da sé, non c'è problema, mentre se lo copre completamente con la terra e quando lui toglie e tira le foglie,
allora si sposta la Terra e abbiamo visto in altri Gomorrah che infatti è un problema. Qui la Gomorrah apparentemente sembra che non è un problema, anche se sposta un po' la Terra. Sulama Mitzri e Noam Emet, se c'è una scala chiamata Sulama Mitzri che se lo mette sul muro, e poiché siccome è facile portarlo via, allora non diminuisce il muro, perciò uno non può mettere sul muro, non può usare la parte superiore del muro. Vazzolei Mehmet, però una scala che è grande e pesante non c'è problema, e perciò può mettere cose, può usarlo per mettere cose sul muro. Chiamala Echidami Sulam Mitzri. Di che caso si tratta questa scala egiziana? Anot ver Rabbi Yanai, kol she'en lo arba chavakim. E intende una scala che non ha quattro pioli, però se c'è quattro pioli o di più, allora diminuisce il muro, cioè diminuisce l'altezza del muro, e perciò si può usare per mettere cose sul muro. Amar Rav Acha Bar Rav Ravashi, ma etama de Sulam Mitzri de lo memaet, per quale ragione una scala egiziana non diminuisce. Ama lei lo shamia la ha de amar Rav Acha Bar Rav amar Rav e minun amar Rav mishu de ava lei davar shinita b'shabbat quando davar shinita b'shabbat in omaet. Non ha lei forse udito ciò che insegnò Rav, cioè questi Amoraim che dicono in nome di Rav, che siccome è una cosa piccola e leggera che uno può portarla via Shabbat, allora non diminuisce. Allora se così anche la scala Tzuri, cioè di tiro, anche non diminuisce. Atam kovdo kovo, no, lì è siccome una scala pesante e uno non lo porterebbe via Shabbat, perciò è considerato come fissa, perciò non c'è problema. Amarbai, Kote Shebesh Techatzerot, Gavas Tzvachim Viniach Sulam Rachav Arba'a Mikan, Sulam Rachav Arba Mikan, Ben Bezerazen Shlosha Tzvachim, Memaed. Shlosha e non Memaed. Adesso, vi siete che abbiamo un muro tra due cortili, che ha l'altezza di 10 Tzvachim, e sul quale appoggiò una scala che ha la larghezza di 4 Tzvachim, da un lato, e ugualmente un'altra scala dall'altro lato del muro, anche appoggiarono una scala che ha larghezza di 4 tefachim, e se non vi è tra queste due scale, che sono, bisogna ricordare che una sta da un lato del muro e l'altra scala sta dall'altro lato del muro, se non vi sono tra un'estremità all'altra 3 tefachim, cioè di meno, allora diminuisce. E perciò allora si può usare la parte superiore del muro, però se la distanza tra due scale non se hanno tre tefachim di più e non mi metto, allora non diminuisce, e perciò non si può usare la parte superiore del muro. Velomaran, ciò abbiamo detto, che quello appena detto adesso, che se questa è la distanza tra le estremità di queste due scalette, se ha tre tefachim di più, che non si può usare la parte superiore del muro, questo è la de lo have kotel arba, si tratta solo se il muro non ha uno spessore di 4 palmi. Avalave kotel arba film flag tuva name. Però se il muro ha uno spessore di 4 palmi o di più, naturalmente, che allora non c'è problema, anche se queste scalette hanno una distanza superiore di Tetfahim, anche è permesso a usare, per quella ragione, perché allora è facile salire sulla scaletta e camminare sul muro, poiché ha una larghezza di 4 Tetfahim, è comodo di camminarci sopra, e allora non c'è problema e si può usare la parte superiore del muro. Terminiamo qui, che adesso iniziano diversi casi molto simili l'uno all'altro, però li studieremo tutti assieme nella prossima sessione. Grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.